Ok, ci siamo. Buongiorno ragazzi e benvenuti alla 57esima, scusate, Monte Erice. Speriamo di riuscire a fare questa diretta nel migliore dei modi. Ospite eccezionale, lo storico Totò Quartararo. 57. Presente da sempre 57. Sul percorso. Presente a tutte le 57esime. Perfetto, a posto. Possiamo eventualmente, ci siamo. Ci abbiamo anche. Durante la pausa per fare un'intervista speciale. Perfetto, perfetto. Con lui è sempre buona la prima. Pure per i film. Hai visto? Io non sono uno scurribile, non mi mantengo sempre lo stesso. Marco? Io sono della scuola di Pasquale Tacchi, Alfa 1909. Alfa 1909, Berlino, anno 55. Visto che avevi visto un pasolino in mezzeggi. La famiglia Alfa di Giulia mi la guidava. Non c'è. Abbiamo loro hanno gli occhiali, capito? Quindi. Sono protetti. Sì. Ma qualche racconto storico durante le pause? Non c'è storia qua. Tra una pausa e l'altra lo possiamo fare. Qual è la storia su Rune, sì? Giardini Naxos. Anche a 7.000 villeggiature. Come tu vai a casa, ragazzi? Catania Palermo. Ma fatti, no, non ti conviene. Fai la messina. 4 ore. Fatto un aereo. 4 ore. No, devo passare da Catania per forza. Perché? Giardini Naxos, la messina, torni a Giardini. Devo lasciare un amico mio a Catania. Beh, si picchia la corriera. Ecco la prima, ragazzi. Fisichella Sebastiano, scusami. Fisico. Il fisico, oggi sarai, prendimi il tempo. Quella che ora passa un suvento non lo cazzo. No! Non c'è tempo che c'è una macchina a categoria. Sto per filmare. Cacchio, sei un minuto. Certo! Che metti? La foto del filmato! Sì, secondo te si è offeso? La foto del filmato? No, dove l'ho presa quella di qui? Giordano. Non so tutta sta buzzata. C'è un nonno. Devo fare il nonno. Tu vuoi? Che fa? E allora? Faccio il camino, dai. Guarda chi dovrà attaccare. Qui sono Spinelli, è l'Alfa questa, Fabrizio. Ma
belle cose per guardare dalla foto. Capito, messo la l'ha visto con la bronca, è bello. Tu lo spegnere dall'alca. Qui c'è 26 aerei stamattina. Oggi? Cala. Già volante o cambio qua, che tu sai che prendere. Sapete, se scherzano metterà la mano. Ma giorno gli hai dato. Cosa? Stati finali gli hai dato. No, no, dai. Però già conosci il risultato. Sai, vedi? Vabbè, faccio. Casemiro primo, Magadino secondo, adesso ci hanno messo. Ma che viene a fare le corse se già sai chi vince? Queste lunghe pause, no, no. Faccio un sorriso che sto una foto. Toto! Dimmi, caro. Quando si. Non abusare, Fabrizio. Non abusare. Troppo, vai, avrai aerei che rampi, vai. Che fotomodelli. Allora, bello amare, Guagliardo pure Gioè. Sì. Bella mai che non abbiamo avuto, va bene, vecchio tuo amico. No, dai. Un'altra lancia c'è, va bene. Carino, carino. Uzzaga di Mario Orlando. Da bella. Carino, no, da sotto. Ma c'è ancora vivo. Ancora vivo. Vamo a mare. Thank you.
secondo gli ha recuperato Quagliarino. Va! Il secondo va! Che gara, Gioia! Battono ogni 30 secondi e ogni minuto. Due secondi Quagliarino ci piglio a dopo la marcia. Lo la posso lanciare la faccio fuori che salutavo. Che non ballo a me. Un saluto Concetto, un saluto da Milano, da Milano, a Milano. Che quello che chiamiamo dall'Expo. Bravo. Buongiorno Leonardo. Gioia un paio, Gioia. La tua voce non fa. Me no. Il bavarese. No, aveva la spalla. Ragamo patate. Ma troppo tempo c'è ancora una macchina di guardia, eh? Magari se qualcuno si ferma per strada. Ieri abbiamo finito partendo alle 10, alle 3 e mezza. Diciamo. Non ti viro. Gli ho detto alle 10. Hanno messo 9, 9 e mezzo. E per fare confondere i piloti delle... Non facciamo che andiamo a tappare i piloti di alle 10. Quindi al sbatto se lo aspettano che no, sei... Ah, voi c'è Antonio Ricciabba e tutti, tutti i 10 seri. Capisco che è medico e sicuro da sé, ma... C'erano i vigili, ci sarà la paletta per fuori. Quarto uno, tanto a fare che uno mio. Nel tempo. Sono quello del 128. Ma ne hai solo una diretta? Se lo lasciato prendere la mano dal pubblico. Ok, io ho capito che tu sarei speciale contro. 5 minuti. Che sei 10 contro lui? 5 minuti. Faccio un copo e spoglio le cose. Chi manca? Non c'è macchina davanti. Ho perché non fai niente, ma non lo so perché. Tanto dura non è da noi. Sta girando,
Aspetta, ma mangia Puglia 1-3. Già stai sterando. Fabrizio, ragazzi, denuncia io. E tu c'ha la gamba carina. E ti diciamo, chi sono dietro? Non è corretto. Io se lo allunghi un altro poco ti puoi mettere dietro come fai. Dai, vai Puglia, dai. Ci penso per una cosa che qui. Vabbè, vabbè. Per rigionare un sogno, immagino. Non c'è mai orano, non c'è mai orano. Non c'è mai orano. Che ti posso dire, la voglia che c'era. Sai che tutto quanto? 112, 16. Ma perché io sono tanto? C'è pure la diretta televisiva. Con quella tua o quella? Con la tua. Io non ci sto scorrendo più, quindi sta molto. Ma come mai con quella mia? Ma tu c'è la Occhio a Marco, la grande se lo tocca! Questo non mi piaceva.
capito, non c'era solo ieri il mattino del Masha, cioè cameriere, oggi non ce l'ho a settare. Masha, non Masha, a quello non gli dice niente. Come viene data al pubblico, hai capito quello che è qui che non gli succede niente? Ma per lui a te ci c'è questo da vecchio. Lui mi ha da mettere là a fare foto. Sto scorsegliando la minchia. Dove te vai? Dove mandare tutto non è più. Dottor, mi fammi denuncia. Ma vai di carabinieri. Ma che farà a birra? Che c'è anche una attenzione. Attenta, Fabri. Giovanni, tu sai che uno ce l'ha attaccato, ecco.
3 secondi. Tutti si rilassano. Per mettere una cancia là, ieri giocava per campo. Magari ce n'era Varuri, c'è chi. Ora ce n'è una già Ido e direi che sale a casa. Ma c'è una macchina che tu odi. C'è il 417 di quello. 17 d'ottobre di quello. 417 cosa ti dice? Non è normale. È un male prima della pascata gara. Il tempo rubbia a me per un po' di più tranquillo, ultimamente ha un po' di giorni più tranquillo. Ah, cazzo. Il boss del quartiere. Diretta mi dicono che sta andando bene, quindi molto probabilmente è un problema di connessione tua nella linea di casa praticamente, perché io sto trasmettendo a posto e gli altri mi dicono che è a posto, quindi non ci sono problemi. Poi deve aggiornare il flash player del browser, dagli un'occhiata. Ciccio, 128. Silvia, hai fatto il figlio. Quando arriva la macchina? Questa è la mia. Sì. Sì. Ti picchi proprio appena linda, chiamata così.
Ragazzi, un grosso ringraziamento ad Antonio La Vecchia. Non so se vi, magari sapete chi è, dico non lo so, magari per chi non lo sappia, è colui che ha portato la prima 155 DTM a correre in salita. Quindi per noi è un onore già che ci abbia scritto, diciamo, un bel commento sulla nostra bacheca. Ciao Antonio, ti salutiamo da Erice. Un abbraccio, speriamo di offrirvi un servizio discretamente buono. Ciao Giuseppe Salanitro, grazie a te che ci segui, un abbraccio. Luigi Boscarino, vabbè, facciamo anche saluti a richiesta. Un saluto a Carlo da Luigi Boscarino. Mamma ci ha detto piazza Grazie Alfredo, grazie Alfredo. Ciao Antonio, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Di niente Luigi, di niente. Grazie Antonio Lococo, grazie. Quella fritta con ricotta, quella mele. E tu l'hai mangiata? Non devi portare a casa il ciccio, non lo so. Un caso caldo. Come? E quindi? Forse non è venuto. Ma non siamo. Che si trova? Come è lì? Sembra vasta, non è sempre. Questo sistema non può andare bene. Lavorazione, c'è. Parteciperà come padrino quello che vi chiedo pizzo. Ovviamente sarà là. Beh, lo so che tu sei rina di anima sei rina. Non posso chiedere. Di fuori sei sciocchino. Ma là non ci posso chiedere. No, da scanto. La capitata è sentata. Tu racconti storie, pagano i poteri a lui. Ragazzi, spero di starvi dietro con i messaggi perché siete un attimino in tanti, vediamo. Il mio passaggio è l'attacco nelle toppe. E poi c'è Ucerino. Ciao Francesco. Prima la metà. A cosa ti spingo io, casi? Giorgio Giacalone, sì, è possibile sapere i nomi perché praticamente basta scaricarti l'elenco iscritti che trovi nella pagina Cronoscalate Monte Erice sul nostro sito e trovi l'indirizzo, l'elenco dei partenti con tutti i numeri. Ciao Antonio. Sul lavoro che dovrei raccontare con
Il racconto Luigi, del Bidelli. Ok. Non è qui dove fa parte la gara. C'è Roger Bernardo. Mattia Fontana, la detta si vede troppo bene, mi sto seguendo. Una buona giornata. Una buona giornata anche a te. E già si è fatto la mano dell'altro. Una storiella per aumentare. No, lascia stare. I tuoi storielli sono di Nanarra. 500 euro di 700 grado vuol dire che non lo perdi. Siamo in pausa, ragazzi. Ti fanno passare? Non ci fa niente, passiamo canale. Vedi chi dorme già. Ne andiamo a passare. Il mio può fare quello che vuole. Ne andiamo a passare. Vai, peggio. Dammi una manuzza, vai giù. Attenzione, capisci? Mano sulla pietra, sulla pietra. E atti, la voce tu. E atti, lui ti mangia. Per no. Forse calci su tutti. Sai com'è? Va bene. Veniva bella. La macchina ci ha fatto. Ma quando mai? La macchina. Sicuramente anche per me è capitato al centro della vita. Perché non lo voglio dire pure qua? Ara chi c'è là? Ara chi c'è là? Chi c'è? Non lo voglio dire. Sono il carattere. Ciao Pietro Cardillo. Grazie a te. Guarda dove è la fiducia. Ma questo si chiama scatto perfetto. Ma tutto uguale le faccio. Quelle di ieri devi vedere, quelle di ieri ero seduto, non volevo fare, proprio sono messo a buttato, non è messo in posizione. Sono foto così per ricordare come eravamo qua. Tutte muovevi e vedevi la Civic e sono passate due qua, tutte nello stesso posto, cambiava solo il colore dell'automobile. È bellissimo. Fare le foto frontali messo lì oppure lì non ha senso, qui il museo della macchina. Ho qua messo in un posto di merda. La fa la foto frontale, che te ne fai? Certo. Io qua vedo la ruota di dietro alzata. Non va niente. Io non mi sono portato il 7200. Perché no, non me lo spreco, perché lo uso per lavorare matrimonio come noi. È un'ottica. Cioè, non ha senso portartelo qua, tipo mi porto la vecchia attrezzatura. E me ne foto. Metti piove, cose. Ma ti porti attrezzatura da lavoro, c'è tutte queste cose. Comunque conferma le cose se richiede il fatto che tu ripeti se bici se quasi gli paghi il tutto punto. Atteggiamento autistico. Ma tu sei qua, lui non lo sa. Autistico. Io non lo sapevo. È autistico. Avo babbi per fare l'assicurazione. Atteggiamento autistico, la domanda per la malattia. Facendo dare l'invalidità 100%. E come te lo posso lavorare? È pazzia. Però mi levano la patente, quindi me la sto pensando. La patente per fare. Toto, mi faccio l'autista. Ma qual autista? No, mi faccio i vetri scuri. L'accompagnamento da Nadè. Sì, non lo posso vedere più. In attesa l'accompagnamento vero, vero, io dovrò proprio tradizionale recuperato. Ad aprile c'è la corsa a Partinico. C'è. Buongiorno la, Raffaele, grazie. C'è il campionato per i disabili di Coca. Se per il cipresso c'è. Ho avuto sabato mi interessa. Non posso sapere cosa mi attende dopo la prossima gara in poi così. 1.200 al mese. Ma la c'è il montacarichi in navagna per caricare. No, tutto voglio fare ancora. Prima di che essere comune. Però abbiamo messo come a chi duro che stadio che abbiamo messo la gritta. Che sabato lo fa su uno. Io lo sto giocando, questa situazione. Ah, che la carta di invalidità. Che è reale in effetti, non è che se tanti inizi a giocare. Sì, ma io non è una specie di invalido che ci comunque a niente. Ma ovviamente usare come tal lavoro fai una strage. Ma che bello. Vuoi beh, vuoi beh. Ma il malo di niente non è stato lavoro. Emanuele, purtroppo la tua richiesta è un attimino una cosa complicata. Quindi ti conviene scaricarti l'elenco iscritti e controllarteli tu. Il che si è sforzato, nonostante i malessere che lo offrigono a presenziare a una gara sportiva. No, Luigi Fiore non c'è.
sarebbe da saltato già. Però è un tesserino, perché già vado un po' sciogliato. Ora, il treno? Buttano un scudo. Toto, non è possibile, non va bene. Se trovi qualcosa dove il treno è anche grave, perché il nostro problema è l'autostrada, per andare a Catania è meglio. Guardiamo una richiesta passa solo a vita poi. Tu sei appoggiato bene, la dirigiamo giusto. Allora. 24.70 oggi è consigliato. Speravo di mettermi dentro la cunetta, che abbiamo trovato il marcio. Comunque tu vai a Veneto d'America, metti tu catetere. Sì, come ti ha fatto io. Sai perché? La metto tu catetere, va bene, anche avanti. Sì ragazzi, comunque nella pagina della diretta in basso a destra, se non mi ricordo male, trovate anche diciamo i tempi live, quindi potete seguire sia con l'elenco iscritti, con la diretta, i tempi live, tutta la gara, quindi meglio di così se muore. Toto, mi sto collegando con il cellulare in Italia diretta, ma sento una macchina. Eccola che arriva. Questo vengono molto meglio. Ci ha chiamato, perché se può. Io prima non potevo prendere la curva perché c'era solo un cespuglio che me la bloccava. Che? Ma la bottiglietta che scivola. Ma anche un sindaco Orlando la così si chiama. Panna chi ripiccia ogni messaggino, no? Ma tutto Parigi. Un euro a messaggino, ma ci sei nato. Un saluto al Fantasy VM da Matteo Federico. Grazie Matteo. Un saluto per il CKC Karting. Un saluto al CKC Karting. Non ho la magliettina. Copriamo con un velo di mestizia. Ragazzi, vi ripeto, scusate se non riusciamo a stare dietro a tutti i messaggi, perché è un pochettino complicata la cosa. No, io non vedo mezz'ora, ora fanno veloce perché che si faccia fregare facilmente. 30 secondi si recupera. Bella Dodò. Però c'è da dire che vorremmo fare un po' di una guida. Papà, le macchine quanto sono? 170. Quanto? No, 170. Meno una che si è ritirata. Erano 174. Stasera fanno cancellare la frangiatura, che sono buono. Come fai di cavallo? Macchina. I due abbicchi. 10 deve essere. Se rotto le sere, invece il gruppo. 400 ce l'è. Forse una qualcosa che se non c'è ne pure ieri una cosa sarà che una Ciro Gassenger che l'ha chiuso a bordo del Rio è vero. Fece per combattere con De Fulvio, che poi fu vicino 9 a settimana a metà campionato. Ma io Fulvio. Ah, Dodò. De Fulvio aveva la macchina che è tutta fuori. Non lo puoi attaccare, hanno provato a reclamarlo.
Ma c'è le macchine fuori oggi? Tutte. Tranne? Tutte. Tranne? Tutte, tutto, pure un scemo, un bambino con un caccialista, tutto. Non c'è più reclamo, capisci? Non corrono nessun rischio.